Kama Sutra, Desert Sutra, your velvet dress is slipping off. Would you stay with me? It's coming through ya, never knew ya, never knew how much it meant when you spoke to me. But everyone needs something. I know that I'm no different. Swole picket fences, meet your parents, cast your shoes off in the pool. Don't it seem? Carolina, treat you better. I won't steal it. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carlo Sport. Bentrovati questo giovedì 19 novembre. Come passano i giorni e piano piano si avvicina il Natale. E per me vi dirò che si avvicina anche il momento dei compleanni. Perché? Perché dovete sapere che il 5 dicembre è il mio compleanno, il 6 dicembre è il compleanno della mia piccolina, della mia impiastra, come la chiamo io, che è nata 47 minuti dopo il mio compleanno, e il 19 è il compleanno di mia moglie. Quindi noi facciamo tutto a dicembre, tutto a dicembre. In più c'è una cara, bella e novella notizia quest'anno: nel mese di dicembre è uno del nostro staff in cui avrà una bella, bel regalo, un bellissimo regalo. Qualcuno farà a questo nostro collaboratore della radio, farà un grande regalo. Quindi potete immaginare come mai sono nati tutti a dicembre, ragazzi. Ma perché? Ma come mai? Beh, facciamoci un ragionamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini sono stati concepiti a marzo. Quindi la primavera, i primi soli, le prime voglie di uscire, e come diceva il caro e buon vecchio Battisti in uno dei suoi capolavori più grandi, Giardini di Marzo, non a caso, uno, forse probabilmente a mio giudizio, non dico che è la più bella che ha fatto, ma veramente è una delle migliori in assoluto, quando racconta infatti che i Giardini di Marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Che vuol dire nuovi amori? Ma come diceva qualcuno, che vuole capire capisca, ecco. Quindi ecco perché siamo nati tutti quanti a dicembre. Io più passo il tempo, ragazzi, più vedo. In più quest'anno a marzo c'è stata il lockdown, c'è stata la quarantena. Io sono convinto che avremo una esplosione demografica delle nascite quest'anno a dicembre. Non a caso questo qualcuno del nostro staff che sta per ricevere il suo regalo arrivando a dicembre, e penso, almeno la logica mi porta a dirlo, che a meno che, ragazzi, come dicevano i latini, contro la logica non si può andare, che sia stato appunto concepito durante il periodo del lockdown, ovvero marzo. Allora, cari ragazzi, finalmente, allora, sotto un punto di vista diciamo una cosa, che finalmente finisce sta pausa, finalmente le nazionali vengono messe da parte e ci si può di nuovo riconcentrare alla stagione normale, la stagione dei club, e penso che questa sia una buona notizia, sia estremamente una buona notizia, dove si può ritornare a una certa normalità e dove penso tra l'altro che i casi di Covid presenti nelle squadre, per esempio ieri è uscito fuori che anche il povero Milinkovic risulta positivo, io penso e sono convinto di quello che dico, che ci saranno sicuramente un po' meno positivi nel mondo del calcio, una volta che uno si trova all'interno della sua squadra, una volta che uno trova la sua dimensione, no? La sua quotidianità, diciamo la sua routine quotidiana. Le nazionali chiaramente sconvolgono tutto, però ragazzi, va detto una cosa,
Io ne parlavamo ieri, a proposito, ieri ragazzi, grande diretta, veramente grande diretta, è stata un'esperienza bellissima, scusate, sicuramente da rifare, e che ci è piaciuta a tutti quanti, eravamo tutti al completo ieri, tutti e quattro noi, ed è stata una trasmissione veramente bella, tra lo scherzo, tra il faceto, tra le cose serie, e in più abbiamo avuto l'opportunità di conoscere meglio Over, che anche oggi ci ha preparato uno speciale, ci ha preparato un file, veramente un intervento di quelli fatti de mestiere, come li sa fare lui. Quindi ieri, insomma, parlandone anche proprio in così, anche con Over, in qualche minuto che sia Roby che Alberto ci hanno concesso per parlare di calcio, giustamente dicono voi avete direttamente proprio un podcast tutto vostro, dovete rompere le scatole anche qua, però qualche minuto ce l'hanno concesso, e bisogna dire che io non so quanti di voi si ricordano una nazionale così. Io non so quanti di voi si ricordano una nazionale così, ragazzi. Una squadra che viene praticamente allenata e non viene così, non è un gruppo di giocatori che è stato messo lì per caso. Cioè, ragazzi, quello che lo Mancini e il suo staff sta facendo con la nazionale è una cosa incredibile. Sta letteralmente scioccando tutti. Cioè, a me mi sta sorprendendo, ragazzi, che c'era del buon materiale dove poter lavorare, dove poter costruire qualcosa. Questo qui lo sapevamo, perché ci sono molti giocatori giovani del nostro calcio che stanno crescendo, che stanno migliorando anche nelle loro squadre di club. Ma che qualsiasi giocatore tu buttassi dentro un sistema di gioco e che fosse così integrato, che giocasse così, che entra con la voglia di fare, con la voglia di divertirsi, dentro un sistema ormai diventato collaudato, che funziona, bello da vedere, redditizio e tutto quanto, io non ricordo di aver visto mai una cosa del genere. Quello che Mancini sta facendo con tutto il suo staff, chiaramente con Evani e quant'altro, è una cosa veramente sballorditiva. E vedete l'importanza, no? di avere un grande allenatore come Mancini. Tra l'altro, evidentemente, Roberto aveva i suoi motivi per cui voleva obbligatoriamente, si è spinto, si è proposto. Ricordatevi, al suo tempo, dopo il disastro di Ventura, nessuno voleva allenare la nazionale. Mancini si è proposto lui, ha detto no, lo faccio io, non vi preoccupate. Dopo quel disastro, dopo le macerie, è stato capace di costruire in 2 anni un qualcosa veramente di unico, veramente veramente di unico. Se penso che lo scorso anno dalle qualificazioni di National League siamo usciti così, in modo anche maldestro, no? Se vogliamo, questa volta invece ci qualifichiamo primi, ci qualifichiamo da imbattuti, ci qualifichiamo tra l'altro, ragazzi, subendo pochissimi gol, perché al di là di tutto, al di là di ogni cosa, questa nazionale, bisogna dire, non subisce gol. Cioè ieri, va bene, avevamo di fronte la Bosnia, una Bosnia priva di Dzeko, quindi anche il reparto offensivo lasciava un po' così, un po' a desiderare, però in tutta la partita subirono solo tiro in porta, tra l'altro perfettamente sventato da Donnarumma. Insomma, ragazzi, non è, essendo diciamo critici, no? quasi di mestiere, facendo i critici, noi qua non, sotto un punto di vista, non me la sento di esaltare in modo esagerato questa nazionale, perché poi dopo bisogna riconoscere che gli avversari con cui noi abbiamo affrontato non è che siano avversari proprio straordinari, proprio straforti, però ragazzi, che noi, che dal punto di vista del gioco riusciamo a dominare così tanto l'avversario. Cioè ieri, non lo so, io, voi che avete visto, io guardavo la partita mentre ero in diretta, quindi tra virgolette la guardavo un po' distrattamente, no? Non è che stavo lì concentrato con la testa bassa a guardare esclusivamente la partita, quindi diciamo che l'ho vista un po' così, un po' distrattamente. Però non lo so, io, avete avuto la sensazione che l'Italia poteva perdere? Avete avuto la sensazione che l'Italia poteva subir gol? Io non ce l'ho avuta in tutta la partita. Io ho visto una nazionale che ha fatto il suo dovere senza sforzarsi più di tanto,
senza esagerare, anche e soprattutto senza accelerare troppo con i ritmi, ha dominato l'avversario in una maniera come non ho mai visto, come veramente veramente non ho mai visto. Tra l'altro ieri è stato integrato, come ha detto giustamente Over, il 31esimo giocatore giovane. Io vi dico che alla vigilia di queste due partite decisive, noi sappiamo quante volte le partite un po' decisive, un po' così, no? Dove si hanno la mente da altre parti, sicuramente possono essere dannose, no? Per l'Italia, insomma, anche storicamente. Magari ti può succedere proprio che le fallisci, in più con tutti gli assenti che c'erano, con tutti i problemi di base che c'erano all'interno proprio di questa squadra, ritrovarsi a dominare due partite, insomma 2-0, 2-0, 4 gol senza subire mai un tiro in porta, due partite con la Polonia tenuta a bada Lewandowski, cioè una cosa veramente incredibile. E adesso tutto questo ci pone in una condizione di enorme privilegio, perché le finali le organizzeremo in Italia, nel nostro paese, e quindi sono denari, sono visibilità che arrivano all'interno della federazione. Siamo tornati in testa di serie, avremo un piccolo gironcino da 5 squadre per la qualificazione ai prossimi mondiali, insomma. Ma soprattutto la cosa bella è che abbiamo ritrovato credibilità dal punto di vista all'estero, cioè era dal 2006 che, quindi dall'ultima generazione che abbiamo portato a casa al campionato del mondo, che diciamo così, che all'estero non ci prendevano così tanto in considerazione, che non ci rispettavano così tanto. Quando si parlava dell'Italia, insomma, ragazzi, veniamo da cosa? C'è stata la parentesi, diciamo le due parentesi tra virgolette degli europei, perché nel 2012 siamo arrivati in finale, giocandoci la finale con la Spagna. Nel 2016, insomma, siamo usciti ai quarti di finale ai rigori con la Germania, campione del mondo in carica era, quindi c'è stata questa parentesi degli europei, ma veniamo da due mondiali che penso sono i peggiori della storia che abbiamo mai vissuto, ragazzi. Nel 2010 sappiamo come andare a campioni del mondo, abbiamo fatto un mondiale che a dire vergognoso è poco, nel 2014 ancora di più. Ancora di più, poi c'eravamo stati prima in Brasile, avevamo visto siamo stati lì a fare vedere la Confederation Cup, abbiamo partecipato alla Confederation Cup, quindi sapevamo già il clima, il campo che andavamo ad affrontare e quant'altro, eppure non c'è stato verso di passare il turno in un girone che era sì complicato, però era fattibile passare, soprattutto dopo che porti a casa la prima partita. Quindi, e più addirittura nel 2018 nemmeno di qualifiche per i mondiali, insomma è chiaro che all'estero ormai ci guardavano un po' così, sì l'Italia sì, e invece adesso diciamo così che gli avversari cominciano a guardarci con rispetto, cominciano a temerci come ci temevano una volta. L'Italia ragazzi, ma l'Italia quest'anno c'è, quest'anno è forte. Italia. Adesso bisogna vedere, chiaramente si alzerà l'asticella e questa è una cosa che sicuramente incuriosisce tutti, perché tutto bene, sì, record tratto di vittorie consecutive, di risultati utili consecutivi e il gioco e questo e quell'altro, però ragazzi è chiaro che adesso la curiosità è quella di vederci affrontare nazionali, squadre che siano dove l'asticella si alza terribilmente, ma si alza veramente terribilmente. Andremo incontro ad affrontare delle squadre che sono le più forti d'Europa, se non le più forti del mondo. E questa, tra l'altro, con dei settori giovanili che come i nostri continuano a sfornare campioni su campioni. Insomma, abbiamo imparato ieri che cos'è la Spagna, la Francia lo sappiamo, è campione del mondo. Ecco, questa è una cosa che giustamente, come ieri ha detto Ivani, a fine partita, incuriosisce tutti, vedere a che punto sta l'Italia, vedere più o meno come siamo, se dobbiamo ancora crescere, se riusciremo ad affrontare queste partite, certo da qua al prossimo ottobre, chiaro che è lunga, però insomma la curiosità sicuramente di vederci con affrontare avversari più importanti
sicuramente c'è da parte di tutti, perché si comincia finalmente a credere che abbiamo per le mani una squadra che può fare veramente grandi cose. Non dico sinceramente che magari ci presentiamo al prossimo europeo da favoriti, no, in modo, o tra i favoriti, no, perché questa Italia ha un punto debole per me ha un grossissimo punto debole, il fatto che noi abbiamo un centrocampo fondamentalmente di persone piccole, di persone che sanno manovrare il pallone, che sanno nascondere la palla, che sanno uscire fuori dalle situazioni di pressing palla a terra con grande tecnica e con grande qualità, quindi su questo non ci sono dubbi. Però è anche vero che fisicamente, in un calcio anche molto fisico come quello di oggi, siamo un tantino carenti. Proprio io parlo dal punto di vista anche della statura, no? Nel momento in cui si alza il pallone, cioè voglio dire, giochi contro il centrocampo della Francia e tra Rabiot, tra Pogba, voi capite che a centrocampo noi ci presentiamo con Jorginho, che è un tantino ecco piccolino, Locatelli, sì, che Locatelli diciamo che è un buon giocatore, ci mancherebbe, anzi tra l'altro poi a mio giudizio è il giocatore che più mi sta sorprendendo, vi dico la verità, è il giocatore in assoluto che più mi sta sorprendendo. Però insomma, cioè, poi tra l'altro ragazzi, vedere Berardi in nazionale fare due gol, questo ragazzo che è di grande potenziale, di grandissimo talento, che però al vederlo come spesso e volentieri si perde, vedi spesso che sparisce con un carattere un po' particolare, e vederlo giocare in nazionale così e fare due gol d'antologia, sinceramente ti fa capire un po' dell'andazzo. Però stavo dicendo, dal punto di vista fisico, cioè nel momento in cui si alza la palla noi potremmo andare in difficoltà, e non soltanto a centrocampo, non soltanto diciamo nel controllo del gioco, ma anche nelle situazioni di palle native. Oggi, ti ripeto ragazzi, nel calcio di oggi si fatica, due calci d'angolo, due colpi di testa, prendi due gol e poi dopo è difficile riuscire contro un avversario forte anche così fisicamente, mettendolo dal punto di vista della tecnica a trovare, riuscire a far gol. Inoltre, per la mole di gioco e le occasioni che produce questa squadra, si segna troppo poco. Si segna ragazzi troppo poco, bisogna diventare più cinici e far più gol. È vero che ci manca, cioè, guardate ragazzi, l'Italia vive un grosso paradosso, un grossissimo paradosso secondo me. Noi abbiamo la Scarpa d'Oro, un giocatore che ha fatto un record assoluto di gol stagionali nella nostra Serie A. È il terzo italiano a vincere la Scarpa d'Oro. Non è cosa da poco ragazzi, soltanto tre italiani l'hanno vinto, Luca Toni, ce lo ricordo, Francesco Totti, ma Francesco Totti era una cosa fuori dal comune, e adesso c'è l'Immobile. Noi abbiamo appunto la Scarpa d'Oro, il miglior attaccante d'Europa, e paradossalmente in nazionale segna poco, segna decisamente poco. Certo, queste ultime due partite causa Covid non c'è stato, quindi diciamo che fa poco testo, questo è vero, però per la mole di situazioni che l'Italia riesce a produrre, segna poco, questo è un dato di fatto. Queste sono le cose di cui noi dobbiamo migliorare sicuramente. Dobbiamo migliorare a centrocampo, però a centrocampo i giocatori sono quelli. Ecco perché mi trovo pienamente d'accordo. Il modo con cui Roberto Mancini ha disegnato questa squadra, i principi di gioco che gli ha dato a questa squadra, il tipo di filosofia di gioco che ha voluto proprio imprimere a questa squadra. Siccome sono giocatori molto tecnici, giocatori veloci, giocatori rapidi, piccolini, svelti, che si palla a terra, si possono fare grandi cose con le triangolazioni e quant'altro, chiaramente costruiscono una squadra di questo tipo. Però è chiaro che tu lì hai un punto debole, c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, nel momento in cui alzi la palla noi andiamo in difficoltà ragazzi, perché vuole dire, tra Osensi, o Verratti, Jorginho, sono giocatori, ripeto, bravissimi, fortissimi tecnicamente, però fisicamente sono carenti, alzi la palla e tu al centrocampo vai in difficoltà, ecco. In un calcio, ripeto, come quello di oggi, molto fisico,
questa è una cosa che potresti pagare proprio contro quegli squadroni grossi di cui magari non ci sei abituato. Va bene, va. Sapete cosa facciamo, ragazzi? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci andiamo ad ascoltare l'intervento di Diover, che ci parlerà della Formula E, ovvero la formula elettrica, ed è una cosa che mi incuriosisce tantissimo da sapere. Quindi ci ascoltiamo questa canzone, mi raccomando, rimanete lì, non andate via. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro angolo dedicato allo sport. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di motori e oggi parliamo della categoria Formula E. Innanzitutto partiamo dalla sua storia. La prima edizione fu nel 2014-2015. È stata ideata dalla FIA da un'idea di Jean Todt, che praticamente nel 2011 volette formare una categoria di vetture elettriche che gareggiassero, immaginate, in circuiti cittadini, in modo da promuovere la diffusione e lo sviluppo delle energie alternative. Lo immaginate, tanti anni fa, 20 anni fa, e dire: posso andare nel centro della mia città e vedere una macchina da Formula 1? Sarebbe stata un'idea di cesi da pazzi. Oggi questa idea si è concretizzata. Parliamo della vettura. È una vettura, un telaio in monoscocca in carbonio, ed è fornita dalla Dallara. I propulsori sono della MES, che sarebbe la McLaren Electronic System, e immaginate i primi anni, che i piloti durante una gara, visto che le batterie non avevano la capacità di affrontare un'intera gara, i piloti erano obbligati a rientrare ai box, scendere dalla vettura e salire su quella, e su quella, diciamo, su quella carica. Vedete, anche questa qui è un'altra bella cosa. Però ovviamente cosa succede? L'evoluzione anche in questa categoria fa in modo tale che oggi questo non avvenga più. Le gare di una classica Formula 1, Formula 3,
GP2, vengono chiamate gare, invece in questa categoria vengono chiamate E-Prix. Ed anche questo qui è una cosa diversa dalle altre categorie, tutt'altro dalle altre categorie. E ha due belle curiosità. Uno è il Fan Boost e l'altro è il Attack Mode. Allora, parliamo del Fan Boost. Fan Boost cos'è? Una potenza extra per i piloti, che praticamente, qui di cosa si parla? Di una energia in più, extra, che hanno i piloti grazie ai loro beniamini. Perché? Perché il pubblico può interagire mediante delle votazioni. Quindi nella prima parte della questa E-Prix io voto per un pilota, se questo pilota raggiunge, diciamo, le prime 3-4 posizioni di classifica con le votazioni, nella seconda parte di gara lui può avere questa energia extra. Poi parliamo invece della Attack Mode, che dalla quinta stagione consiste in 25 kW extra utilizzabili per alcuni giri, e dalla sesta stagione si passa a 35 kW. Abbiamo detto che i circuiti dove gira questo tipo di categoria sono tutti cittadini, vi elenco alcuni, tipo Buenos Aires, Miami, Berlino. Ecco, qui parliamo di Berlino perché è l'unica città dove è ospitato tutti i Gran Premi. Alcune sono state abolite, oppure per problemi proprio della città non hanno potuto ospitarle. Comunque Berlino è l'unica città dove ho ospitato tutte le edizioni della Formula E. Poi abbiamo fatto Mosca, è stata fatta a Parigi, a Roma Euro, quindi vi immaginate, a Roma, noi italiani, vedere all'Euro, nella storia, vedere passare il futuro. Cioè vediamo il futuro di contorno con il passato, una cosa stupenda. Zurigo, è stata fatta anche a Zurigo, ma ce ne saranno tante altre, e tante sono anche le città dove si propongono ad avere questo tipo di spettacolo. I costruttori, immaginate che i costruttori possono personalizzare i motori elettrici, il cambio, l'inverter e tutto il sistema di raffreddamento. La potenza a disposizione dei piloti in modalità Attack Mode arriva a bensì 235 kW. Ecco, invece dalla prossima stagione, viene definita generazione 2, ci saranno notevoli cambiamenti, soprattutto dalla parte aerodinamica, con la presenza di una pinna e l'assenza dei passaruota, quindi arriverà a dirsi come una Formula 1, quindi una ruote scoperte. Ci sarà l'introduzione di un'ala posteriore, è un accattivante perché l'hanno modificato sull'ala anteriore. Il regolamento tecnico prevede che il telaio e tutta l'aerodinamica devono rimanere standard per tutti i team. Le potenze di vettura della seconda, della generazione 2, si passa da 340, se arriverà praticamente a 280 kW sarebbero 340 cavalli, da 0 a 100 in 2 secondi 8. Vi dico che la scorsa stagione si arrivava da 0 a 100 in 3 secondi. Quest'anno ne hanno migliorate le prestazioni di questa vettura. Grazie a cosa? Grazie a una batteria passata da 28 a 54 kWh. Ed immaginate che il peso di vettura, compreso il pilota, cioè con casco tutta e tutto quanto, arriva a 900 kg. Con questo è tutto. Concludo augurandovi una buona giornata e alla prossima. Ciao a tutti. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. If I had a night to spend with nobody but you, take you out to dance again and watch your eyes light up when the song's again. Oh, you made my heart ache, knowing I've never seen again. And I've been thinking a lot, I've been thinking about
Oh, rientriamo! Ah, che bel intervento di Over, ci ha parlato in effetti della Formula E. Formula E è una cosa in effetti strana. Non so quanti di voi l'hanno vista, ma a parte che è molto divertente, la cosa strana è sentire questi rumori elettrici con questi, cioè sentire il rumore di questi motori elettrici, francamente, perché la Formula 1 siamo abituati a sentire quei rombi del motore, roba che ti spaccano i timpani quando ti passano davanti, e invece sentire questi suoni chiusi, acuti, no, delle macchine elettriche è effettivamente strano. Chiunque, io penso che tutti di noi abbiamo guardato un po' questa categoria, no? Un po' con curiosità, un po' così, però ragazzi, che oggi un motore elettrico di una macchina Formula 1 possa arrivare 2 secondi a 0 a 100 in 2 secondi oggi, cioè, ragazzi, c'è una forza che è una roba, che è una cosa incredibile, quindi in effetti ragazzi, io vi dirò la verità, anche io sto pensando piano piano di muovermi verso una macchina interamente elettrica, soprattutto per il mio lavoro. Finché la mia 600, la mia Viper, come la chiama Alberto, riuscirà a tenere botta con l'impiantina a gas e tutto quanto, vado benissimo, ci mancherebbe altro. Però l'idea di una macchina elettrica comincia piano piano a entrarmi sempre di più dentro la mente, sempre di più dentro la testa, con tutte le agevolazioni, con tutti i crediti, col fatto che non paghi il bollo, che l'assicurazione è molto bassa. Ragazzi, l'idea c'è, magari non solo macchine, eventualmente da farci un viaggio lungo, sia per il fatto delle ricariche e quant'altro, ma sono macchinine che, ecco, lo ripeto, per il mio lavoro per esempio è perfetta, c'è niente da dire, il mio lavoro è assolutamente perfetto. Niente, nulla togliere alla mia 600 che, come sentite, tutte le mattine è qua e ci accompagna. La radio su due ruote in movimento. Non c'è niente di più azzeccato in questo. Ragazzi, la luce aspetta un fine settimana particolare, eh? Noi adesso andiamo di fronte a un fine settimana che avremo partite di grande livello. Ragazzi, c'è una partita soprattutto che è fondamentale, c'è Milan-Napoli. Non lo so quanti di voi all'inizio campionato si sarebbero immaginati che Milan-Napoli potesse diventare una partita che potenzialmente sarebbero le squadre prime in classifica, perché poi non lo sappiamo, il Napoli c'ha un punto di penalità più i 3 punti dati a tavolino alla Juve. Potenzialmente, se si giocasse quella partita, il Napoli la vince prima da solo in classifica. Quindi immaginatevi voi, se all'inizio stagione si poteva immaginare una cosa del genere, ce lo sono meritato sul campo entrambe le squadre, tra l'altro con questi due allenatori che sono estremamente diversi come approccio, diversi proprio come insegnamento. Questa è la partita sicuramente più di cartello, ed è una partita che probabilmente ci potrà dire molto, perché chi delle due squadre ne uscirà vincitore da questo scontro, ma non soltanto dal punto di vista del risultato, io parlo proprio dal punto di vista della prestazione, dell'autostima e quant'altro, sicuramente può far cambiare l'intera stagione. Perché vi faccio questo esempio, ragazzi, cioè almeno vogliamo immaginarci, no? Poniamo caso che vinca il Milan, cresce un'autostima incredibile. Allora tutto il resto della squadra, dell'ambiente, no? Forse sotto sotto anche l'allenatore, che fino ad oggi è stato molto sobrio, insomma, nei suoi commenti, e probabilmente anche con la squadra è stato molto sobrio, giustamente, aggiungo io, cose che invece non è stato Ibrahimovic, che invece ha impresso proprio un tipo di mentalità vincente. La squadra comincia a crederci, perché i segnali che sono stati lanciati in un campionato un po' particolare come questo sono tanti, ragazzi, cominciano ad essere tanti tanti segnali. Il Milan ha affrontato l'Inter, l'ha battuta, ha affrontato la Roma e stava vincendo fino a pochi minuti dalla fine, quindi meno male è stato in vantaggio quasi tutto il tempo della partita. Se incontra anche il Napoli e lo fa fuori, ragazzi, Milan prende un'autostima incredibile. Stessa cosa per il Napoli, perché se il Napoli dovesse vincere la sua partita, alla fine è la stessa cosa.
perché Napoli la convinzione di avere una squadra veramente forte e di avere un allenatore che è un combattente, no? Come si dice, che non te la lascia passare, che non ti lascia passare in ogni caso, e che se vuoi vincere devi proprio distruggermi, devi proprio piegarmi se vuoi vincere la partita, sicuramente Napoli prenderebbe anche tanta convinzione, anche se battute d'arresto come quella col Sassuolo chiaramente non sono di una squadra che ambisce a portarsi a casa il campionato. Però sai, se dovesse battere il Milan, anche là, no? Esce fuori proprio. Se uscisse fuori un pareggio, paradossalmente, entrambe le squadre riescono fuori consapevoli, perché dicono non abbiamo perso contro un avversario che in questo momento è un avversario di forma, un avversario diciamo convinto, convinto dei propri metodi, un avversario soprattutto che sa il fatto suo. Il fatto magari di riuscirne fuori con un pareggio, magari con gol, a tal punto che, come dire, tu sei consapevole di quello che hai fatto, e magari hai fatto anche una bella prestazione, metterebbe autostima entrambe le squadre e accorcerebbe tanto la classifica, cosa probabilmente che il resto della compagine, il resto della combricola, no? Delle squadre che ci sono di dietro, incluso la mia Roma, sicuramente il risultato che chiaro che si aspetta di più, la classifica ragazzi si accorcerebbe in una maniera che non è mai accaduto negli ultimi anni, insomma, noi abbiamo visto campionati proprio letteralmente che ammazzati proprio dalla Juve nel giro di pochissimo tempo, quindi non c'è assolutamente niente da dire in merito. Quindi è chiaro che sarebbe veramente un importantissimo segnale questo da parte. Diversamente invece se una delle due squadre dovesse vincere largamente, allora l'altra potrebbe veramente prendere un contraccolpo, perché è il test giusto da parte delle due squadre di provare, di vedere a che livello sono. E se una delle due dovesse stravincere e l'altra straperdere, chiaramente ne riescono fortemente ridimensionate, e probabilmente potrebbe essere una battuta di arresto che non sarà facile risollevarsi in un momento tra l'altro dove le partite d'ora in poi si affronteranno, sembra che devono affrontare 9 partite in pochissimo tempo prima della sosta del Natale, quindi immaginatevi voi, si comincia con una sonora sconfitta, le squadre potrebbero veramente uscirne fuori entrambe, attenzione, sia che vince che il Napoli magari perde malamente o che il Milan perde malamente, ne uscirebbero sicuramente male. In quel caso, cioè una si lancia e si convince e quant'altro, ma l'altra ne esce sicuramente male. Guardate quello che è successo all'Atalanta dopo il 4-0 contro il Napoli, appunto. L'Atalanta ha fatto una gran fatica, ha fatto risultati veramente a fatica, perché ragazzi, il calcio ha una, c'è anche dei svolti psicologici che sono molto importanti, e questo potrebbe essere, insomma. Le altre sono partite, diciamo, tra virgolette, di normale amministrazione, penso io che bene o male dovrebbero più o meno farcela tutte, però ragazzi c'è sempre questo punto di domanda del Covid, dei contagi, c'è adesso anche la Lazio, Milinkovic, il giocatore che ha tenuto sulla Lazio, insomma, deve giocare a Crotone, non sarà una partita facile, non pensate che sia una partita facile, come in questo momento nessuna sono partite facili, è complicato, però vedremo, comunque ragazzi sono veramente contento che ritorni il campionato il fine settimana, perché è inutile dirselo, ragazzi, a me mi manca, non vedere il calcio il fine settimana è una cosa che sinceramente si sente e si soffre per questo, vi dico la verità, so che Robby non lo capisce, però è così. Ultima cosa ragazzi, prima di chiudere, la Roma ha scelto il suo direttore sportivo, è l'ex direttore sportivo del Benfica, Pito mi sembra che si chiami, non lo so, dico soltanto ragazzi, ci hanno messo tutto questo tempo per decidere, hanno fatto questo casting così lungo,
quindi penso che sappiano un po' quel che fanno. Io lo ripeto, sarei andato più sul profilo italiano, sinceramente, assolutamente. In più mi dispiace per questa notizia in descrizione che era uscita ieri, di cui dicevano che i Friedkin avevano contattato Totti per farlo ritornare alla Roma, una cosa che sarebbe stata un'operazione straordinaria. Poi dopo è arrivata la smentita ufficiale, proprio totale, di Francesco, quindi dobbiamo chiaramente credere a Francesco. Tra l'altro anche il modo con cui lo ha detto, un modo con cui anche la celerità, no, con cui ha dato la smentita, ci fa capire che sotto sotto, giustamente, ancora c'è ancora arrabbiato, insomma, c'è ancora molto seccato con la Roma per quello che è accaduto. E come dargli torto, ragazzi, ma come dargli torto? Il miglior giocatore della storia della Roma essere trattato così, sinceramente, no, non, è una di quelle cose che chiaramente mi ha fatto più male. In più, ragazzi, io l'ho già detto diverse volte, il calcio è dei giocatori, punto e basta. Sui giocatori, tutto il resto delle persone, sì, possono dare a mano, ma è dei giocatori. Voi guardate dove ci sono gli ex calciatori all'interno delle società con compiti importanti, stranamente le cose vanno sempre bene. Non sarà un caso, no? Che ne pensate? Pensate che sia un caso? No, io non lo credo proprio. Guardate Fell con Leverkusen, guardate Rummenigge col Bayern, guardate Maldini col Milan, no? Ad esempio, nel momento in cui gli hanno dato un ruolo di più importanza, gli hanno dato anche potere decisionale, invece che non fare il solito ambasciatore che non porta pene, che alla fine non ha nessun compito, nessun compito in modo pratico proprio, si vede la differenza, ragazzi, quindi vediamo, staremo a vedere, insomma, chiaramente è una situazione che uguale, insomma, avete capito, insomma, guarderemo con attenzione, moniteremo, adesso sicuramente Robis che mi sta ascoltando si arrabbierà come una bestia, devi correggere, giustamente, essendo stato sposato con un insegnante, come ha detto lui, giustamente ha imparato molto, e devo dire che anche che il suo livello di lingua proprio con la sua ex moglie è migliorato molto, questo è vero. Ragazzi, siamo in chiusura, basta, su, per il momento io vi saluto, oggi è stata chiaramente una trasmissione un pochino più sobria, un pochino più morbida dopo la diretta di ieri, vi confesso anche che ho un sonno che non vi potete immaginare, sono stanco, quindi andare a casa e mettermi giù a riposare è la cosa migliore, anche perché oggi ho una giornata particolarmente movimentata, particolarmente proprio faticosa. Quindi un abbraccio forte ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, come sempre sulla guancia, mi raccomando, fatti bravi, fate le cose con attenzione sempre, perché il pericolo è sempre lì in agguato, ragazzi. Combattiamo, ricordatevi sempre una cosa, combattiamo un nemico che non si vede, un nemico invisibile, e questa è una cosa che ci angoscia. Non dobbiamo rovinarci la vita, non dobbiamo stare lì a pensare oh mamma mia, può succedere questo, può succedere quest'altro, no, viviamo la nostra vita regolarmente, seguiamo le regole che ci hanno indicato e soprattutto cerchiamo di fare le cose con la testa. Mi raccomando, sempre usare il cervello, ce l'abbiamo, in più pensate sempre che il cervello è un muscolo, più lo usi e lui più funziona bene. Se non lo usate il cervello, come purtroppo molta gente fa, poi il cervello non funziona più. Quindi un abbraccio, ripeto, ciao a tutti, a domani qua come sempre. If I had a night to spend with nobody but you, take you out to dance again and watch your eyes light up when the song's again. Oh, you made my heart ache, knowing I'd never see again. And I've been thinking a lot, let me take you back.
baby, your touch was electric. So let's go back and revisit this.